Incontrati con Gesù e sarai libero. Parlami, Signore, ti ascolto. Cristo è risorto. Buona giornata, carissimi amici. Prendiamo anche oggi la nostra Bibbia e accogliamo, ascoltiamo il Vangelo del giorno, che è Luca 7, 36-50. Uno dei farisei lo invitò a mangiare da lui. Egli entrò nella casa del fariseo e si mise a tavola. Ed ecco, una donna, una peccatrice di quella città, saputo che si trovava nella casa del fariseo, portò un vaso di profumo. Stando dietro presso i piedi di lui, piangendo, cominciò a bagnarli di lacrime. Poi li asciugava con i suoi capelli, li baciava e li cospargeva di profumo. Vedendo questo, il fariseo che l'aveva invitato disse tra sé: «Se costui fosse un profeta, saprebbe chi è e di quale genere è la donna che lo tocca. È una peccatrice». Gesù allora gli disse: «Simone, ho da dirti qualcosa». Ed egli rispose: «Di pure, maestro». Un creditore aveva due debitori. Uno gli doveva 500 denari, l'altro 50. Non avendo essi di che restituire, condonò il debito a tutti e due. Chi di loro dunque lo amerà di più? Simone rispose: «Suppongo sia colui al quale ha condonato di più». Gli disse Gesù: «Hai giudicato bene». E volgendosi verso la donna disse a Simone: «Vedi questa donna? Sono entrato in casa tua e tu non mi hai dato l'acqua per i piedi. Lei invece mi ha bagnato i piedi con le lacrime e li ha asciugati con i suoi capelli. Tu non mi hai dato un bacio. Lei invece, da quando sono entrato, non ha cessato di baciarmi i piedi. Tu non hai unto con olio il mio capo. Lei invece mi ha cosparso i piedi di profumo. Per questo io ti dico, sono perdonati i suoi molti peccati, perché ha molto amato. Invece colui al quale si perdona poco, ama poco». Poi disse a lei: «I tuoi peccati ti sono perdonati». Allora i commensali cominciarono a dire tra sé: «Chi è costui che perdona anche i peccati?» Ma egli disse alla donna: «La tua fede ti ha salvata. Va in pace». Amen. Carissimi amici, l'episodio di oggi è profondamente forte e tocca la nostra vita. Gesù è invitato da un fariseo, quindi va in casa di coloro che si sentivano retti, adempivano i precetti della legge, insegnavano agli altri ed erano orgogliosi di come vivevano. Avevano anche delle maschere, quanto spesso Gesù condanna l'ipocrisia dei farisei. Durante questa cena, questo pasto, un pasto sontuoso, entra una donna. A quel tempo c'era l'usanza, da parte dei giudei, che potevano entrare anche i curiosi, noi diremo, a vedere queste cene. Erano degli spettatori che, incuriositi, volevano visitare e comprendere l'atmosfera. È proprio in questa occasione che una donna, dice Luca, una peccatrice di quella città, avendo saputo che c'era Gesù, entra e viene. Abbiamo molti commenti, molte esegesi su questo brano. Ci sono anche tantissime probabilità di spiegazioni o di situazioni, cioè che questa donna già avesse incontrato Gesù e già avesse fatto anche un atto interiore di conversione. Qualcuno invece dice che forse questa donna cercasse proprio Gesù per cambiare vita e quella sera, in quell'occasione, ha cambiato vita. Ciò che importa è che da un lato c'è l'atteggiamento di Simone, molto duro, molto chiuso e di condanna, di giudizio nei confronti della donna, considerandola peccatrice,
e nei confronti di Gesù dicendo: se fosse davvero un profeta non si lascerebbe toccare e quindi sporcare, macchiare con l'impurità della sua vita. Un Simone fariseo, ipocrita e giudice nei confronti dell'uomo e di Dio, una donna umile, una donna con la coscienza del proprio peccato, della propria fragilità, della propria situazione conosciuta, pubblica da tutti, e malgrado ciò, e nonostante questo, entra in questa casa pubblicamente, va da Gesù, compie dei gesti di amore che sgorgano dal cuore, da un cuore contrito. Un baciare i piedi, un piangere con le proprie lacrime, un asciugarli, sono delle situazioni dove si manifesta la contrizione del cuore, una conversione interiore, un desiderio di cambiare vita, un desiderio di incontrare Gesù, un desiderio di essere salvati, di essere perdonati. Gesù poi dice a Simone, senza giudicarlo, dice con un esempio, con una domanda: un creditore aveva due debitori, uno gli doveva 500 denari, l'altro 50, non avendo essi di che restituire, condonò il debito a tutti e due. Chi di loro lo amerà di più? Gli fa comprendere che la situazione che stanno vivendo in realtà è spirituale. Ciò che sta accadendo a questa donna è molto importante, ma non è oggetto di giudizio, di critica, di condanna. Anzi, Gesù sta dimostrando che non solo è profeta, ma è Dio. Sa chi è questa donna, conosce il suo cuore contrito, ma sa e conosce anche i pensieri di Simone, pensieri di giudizio. Ecco allora che, come sintesi di questo bellissimo brano, Gesù dice: la tua fede ti ha salvata, va in pace. Secondo me questa frase è la frase che sintetizza tutto l'evento. Certamente Gesù ha detto: le sono perdonati i suoi peccati perché ha molto amato, ma anche qui ci sono tante possibili traduzioni e interpretazioni. Ciò che è chiaro è che alla fine Gesù dice: la tua fede ti ha salvato. Da questo episodio deduciamo, scopriamo, ci domandiamo che cos'è la fede, se non un atteggiamento nostro di andare incontro a Gesù, coscienti di ciò che siamo, fragilità, debolezze, vizi, cadute, andiamo da Lui con la fiducia che ci libererà, ci guarirà. Ecco la fede, fiducia che abbiamo un grande Salvatore, fiducia che quando andiamo da Lui non ci respinge, non ci allontana, fiducia che oggi è un tempo, è il tempo, il giorno della salvezza. Il Signore ci chiama ad una pace, la pace del suo perdono. Signore Gesù, grazie per questo tempo, grazie per come Tu mi parli attraverso questo episodio. Io riconosco di essere sia come questa donna, molto limitato, con grandi difficoltà, debolezze, problemi, ma riconosco anche di essere come Simone, una persona che giudica, che condanna, a volte anche senza scrupolo. Signore Gesù, lava e libera il mio cuore. Io ho bisogno di Te. Signore, entra nella mia vita, purificami affinché io veda che Tu ci sei, che sei vicino a me, e oggi è il tempo della grazia. Oggi è il tempo in cui Tu puoi ungermi con la Tua compassione e misericordia. A Te sia sempre l'onore e la gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Carissimi amici, accogliamo lo slogan di oggi che ci dà un grande coraggio.
incontrati con Gesù e sarai libero. Decidi nel tuo cuore di andare da Gesù, così come sei. Lui ti guarirà e ti libererà. Amen. Un caro saluto da parte mia e della Koinonia Giovanni Battista, Oasi di Biella. Ci vediamo domani. Ciao! Non vivere secondo ciò che vedi, vivi secondo ciò che Dio ti ha promesso, secondo ciò che tu leggi nella Sua parola e che ogni giorno ti dice. Abramo sperò contro ogni speranza. Quante situazioni nella tua vita intervengono, persone, crisi, fatti che ti allontanano da questa speranza, ma Dio ti dice: abbi fiducia in me. E Dio, che è fedele, ha dato un figlio a Sara. Viene chiamato Isacco, un nome che è una gioia, il sorriso di Dio. La fede quindi non è credere a ciò che io sento, ma alla parola di Dio, alla sua promessa.